siamo qui in questo bello stadio, il Vigorelli rimesso a nuovo, sono belle sensazioni, se non fosse per il risultato che purtroppo non ci vede vincitori, ma vede vincitori Siemens con merito, perché purtroppo non abbiamo giocato una buona partita, abbiamo fatto molti errori, sulla quale avremo, spero, tempo e modo di ragionare, perché già da domani vedremo i filmati di questa gara. Siamo stati in difficoltà, messi in difficoltà da una squadra, i Siemens, che non voleva perdere assolutamente questa partita dopo la sconfitta che aveva subito la settimana scorsa. E per noi molte cose da rivedere, da correggere, siamo fiduciosi perché comunque abbiamo visto buone cose, ci sono stati troppi turnover, un intercetto, un fumble, abbiamo ricoperto un onside kick, però questo non è stato sufficiente per battere una squadra di casa agguerrita e che ci ha messo in difficoltà con una ottima difesa, con un buon americano in copertura come Hillard e anche con un QB che si presentava con delle buone soluzioni, buone, ottime corse. E noi, diciamo, siamo una squadra ringiovanita, molti giovani, molte la prima esperienza, le persone che hanno fatto il calcio delle trasformazioni sono due ragazzi che hanno cominciato appena da un anno a giocare, quindi queste sono buone cose che ci portano a pensare avanti. Certo, dispiace aver perso quello che è uno scontro diretto, ma in questo campionato sono tutti scontri diretti. Speriamo la prossima volta di essere più combattivi e ci vediamo alla prossima gara. Grazie a tutti. Dicevo, no, è stata una partita che abbiamo affrontato sicuramente in maniera diversa rispetto a settimana scorsa. Siamo partiti col piglio giusto. L'attacco è girato molto bene, magari la difesa ha fatto un po' fatica all'inizio a sistemare determinate cose, poi abbiamo trovato le contromisure e devo dire che sono molto soddisfatto della gara di oggi, anche perché poi alla fine sono riuscito a far giocare anche dei ragazzi che magari non sono titolari ma stanno dimostrando con tanto entusiasmo e tanta voglia di essere pronti per la Serie A.